Buongiorno a tutti, sono con Francesco, saluta Francesco, non facciamoci uccidere ciao, dalla macchina. Okay. Allora, siamo ad Abbadia Lariana, facciamo un pezzo del percorso che ho già fatto qualche settimana fa per andare alla cascata del Cengen, la via del viandante. Oggi invece arriveremo a Pian dei Resinelli per andare a mangiare al rifugio Carlo Porta. Carlo Porta. Ok, iniziamo il percorso. Sali Francesco, sali, abbi fede. Io sono l'ambasciatore del sud. Alecco. Portiamo il sud al nord. Sorridi Francesco. Un saluto da Abbadia Lariana, Lago di Lecco, giornata fantastica. Francesco ce la farà. Ambasciatore del sud. L'ambasciatore del sud ce la farà. Le cipolle europee. Ecco. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Francesco. Il cobra non è. Mamma we. Fra, non mi dai una mano però. How do you do, 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 do. Vabbè, basta, io spengo. Dopo 10 metri dal bivio importante, troviamo un segnale che sulla destra porta ai Pian dei Resinelli in circa quanto? 2 e 20. Fra, ascolta, c'è un segnale. Sì. Possibilità di onde di piena improvvise. Stare attenti. Ottimo. Non piove, vero adesso? Passa prima tu che se cade. Dobbiamo andare al rifugio Carlo Porta, che però non ci risponde al telefono e ci abbiamo una fame porca, direi. Che cosa volgare che ho detto, veramente. Io però ho tanto bisogno di cibo di montagna sostanzioso, tipo i pizzoccheri. E sì, quindi mi fa il fatto che non ci risponda, mi mette molta preoccupazione. Che bel sentiero. Non c'è praticamente. Fra, è la mela disidratata. Buona. Una merda. Ok. Manca ancora un'ora e mezza ai Pian dei Resinelli. La via è ben segnalata, ma avrà una pendenza di 40 gradi. Abbiamo incontrato solo uno sulla Panda 4x4. È meraviglioso. Si stava ribattando. No, si è fermato a darci indicazioni. Gentilissimo. Adesso abbiamo messo un po' di musica per andare a ritmo. Una musica d'amore, perché io e Francesco in mezzo alle siepi ci amiamo. Giusto? Di disse Francesco. Dammi una mela disidratata anche a me. Buona? Sì, in amore. Ah. Arrivati ai Piani dei Resinelli, stiamo già mangiando. Fra, buon appetito. Cosa stiamo mangiando? I pizzoccheri. E vino. 1000 metri di dislivello. Vinello. E buon appetito. Pisolino, ragazzi. Mezz'oretta, perché poi entro le 4 dobbiamo ripartire. Massimo 4 e un quarto, vero Fra? Sì. Dal bar Pirelli è tutto, abbiamo mangiato molto bene,
con delle ragazze simpaticissime che ci hanno dato dei pizzoccheri fantastici. Adesso torniamo verso Abbadia Lariana, se ce la facciamo. A piedi o rotolando? O rotolando, ecco. Ciao, ciao, grazie. Abbiamo appena visto un cerbiatto che ci ha attraversato la strada e io non avevo mai visto uno dal vivo, ma sarà stato al massimo a 20-30 metri. Un'emozione pazzesca, ragazzi. E che dire, panorami fantastici, la grignetta, posto eccezionale. Prima o poi riuscirò a salire al Rifugio Rosalba. E se vi è piaciuto questo video, se volete vedere altri video delle passeggiate che ho fatto, se siete interessati al trekking in montagna, seguitemi sul mio canale Luca Peregrino, iscrivetevi e accendete la campanella per ricevere tutte le notifiche. Troverete il percorso di questa camminata su peregrino.it, il mio blog, e ancora la traccia GPS su Wikiloc che pubblicherò in descrizione sotto questo video, così come il link al mio sito. E poi invece sul sito ritrovate un pochino tutte quelle che sono state le passeggiate che ho fatto, con i video caricati ovviamente sul mio canale YouTube. Fra, quanti metri hai fatto oggi? 1000 metri. In salita? Sì. Come ti senti adesso? Caput. Completamente. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you hold me tight, we can hold.